sembrare forzata, forse artificiale, la scelta che è stata fatta di dedicare alle sale della galleria archeologica aspetti della civiltà, delle civiltà del Mediterraneo antico. Eppure questi sono documenti preziosi che abbiamo valorizzato all'interno del percorso, utilizzando quelli che erano i nuclei collezionistici dei musei reali. In questo senso abbiamo immaginato per i visitatori un percorso che si snoda partendo dai primi nuclei collezionistici, databili tra la seconda metà del Cinquecento e il primo Seicento, fino alle propagine estreme del vicino Oriente, per narrare la storia delle civiltà del Mediterraneo antico e delle popolazioni che lo hanno caratterizzato, con un valore aggiunto, quello del Torino e del Piemonte protagonisti di questa stagione di ricerche e di attività nel Mediterraneo. Mi piace ricordare l'arrivo di due rilievi, dono di Paolo Emilio Botta nel febbraio del 1847, non solo per una questione di dono alla propria città, ma per lo snodo storiografico che questo dono svolge all'interno di un contesto più europeo. Pochi mesi dopo il Louvre a Parigi apre la prima sezione di antichità assire e l'anno successivo, nel 1848, sarà il British Museum ad aprire la collezione assira. Ma è grazie a Paolo Emilio Botta, che è maggiormente ricordato in Francia, un po' meno in Italia, che si deve proprio lo scavo della città di Sargon. E grazie a questa sua attività di diplomatico, lui nasce a Torino nel 1802, poi si trasferisce in Francia dove studia medicina, per poi diventare console a Mosul in Iraq, e successivamente svolge questi scavi importanti. Sperava ovviamente di scavare l'antica Ninive, ma in realtà si tratta della fortezza di Sargon II, costruita tra il 717 e il 707 a.C. Di questi scavi a Khorsabad dobbiamo ricordare l'attenzione anche qui pionieristica di Paolo Emilio Botta, che cercò di registrare con estrema accuratezza i dati che venivano dagli scavi e che ha lasciato quindi una registrazione molto completa della documentazione. E grazie alla sua attività da torinese che dobbiamo la scoperta di una civiltà fino allora ignota, che sono appunto gli Assiri. Nel 1847 arriva a Torino un nucleo prezioso della collezione cipriota donata da Marcello Cerruti, console sabaudo a Cipro. E questo è un altro momento di svolta nella storia degli studi e delle ricerche archeologiche, che vede protagonista ancora una volta figure esemplari provenienti dal Piemonte. Dopo Marcello Cerruti, infatti, le attività e le indagini a Cipro spetteranno a Luigi e Alessandro Palma di Cesnola. Luigi Palma di Cesnola è un personaggio esuberante, parecchio eclettico, che nel 1858 parte per gli Stati Uniti e come eroe di guerra fu nominato console degli Stati Uniti a Cipro nel 1865. Lì si trasferisce e conduce delle attività di scavo un po' meno dettagliate rispetto a quelle di Botta, per circa 11 anni. Riesce a collezionare, a raccogliere molti materiali di questa nuova civiltà, la civiltà cipriota, che proprio in quegli anni, grazie anche ai suoi rapporti con gli Stati Uniti, il materiale viene attenzionato dal costituendo Metropolitan Museum of Art di New York, che appunto nel 1872 cominciava a formarsi. Ed è proprio in questo momento che il Museo Americano acquista il primo nucleo di antichità cipriote proprio dagli scavi di Luigi Palma di Cesnola.
E a questo proposito va ricordato un ulteriore elemento, vale a dire la nomina nel 1879 di Luigi Palma di Cisnola a primo direttore del Metropolitan Museum of Art di New York. In questo senso, quello che abbiamo visto con Botta, questa rivalità sotterranea ovviamente tra grandi musei di antichità dell'Europa, in quel caso Torino andava a competere con Parigi, con il Louvre, e con Londra e il British Museum, in questo caso le scoperte di Palma di Cesnola acquistano un tono ancora più internazionale proprio per l'acquisto che il Metropolitan farà di questo nucleo collezionistico. Non è un caso che successivamente Giacosa, nelle sue Impressioni di America, scritte nel 1898, parlasse di Luigi Palma di Cesnola alla stessa maniera di un Antonio Meucci, quindi di un altro grandissimo inventore italiano, consegnando appunto l'attività di Cesnola alla sua internazionalizzazione, e sotto questo punto di vista il nucleo collezionistico della civiltà cipriota, dei materiali ciprioti dei musei reali, costituisce la collezione più completa da un punto di vista cronologico e tipologico dei materiali conservati, e oggi finalmente esposti in un rinnovato allestimento delle gallerie archeologiche.